Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di lunedì, giornata corrispondente alla luna, quindi giornata di emozioni, di sensibilità, giornata di inconscio, ma una giornata particolarmente importante per i segni di terra. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, lunedì 4 settembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre contenuti sempre più belli, curati e accattivanti per te, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ho piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con chi ti vuole bene, con chi ti ama, con l'eventuale partner, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri componenti della famiglia, rapporto con gli amici, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, la materialità, il denaro, la fortuna, la casa, i trasporti, i traslochi, i trasferimenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni altro argomento che sia particolarmente importante per te. Richiedimi appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per darti modo in maniera graduale, passo dopo passo, di far tue queste tecniche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le modalità per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo per questa giornata, questa lunedì più che mai concreto, più che mai terroso, come potremmo dire. Una presenza della luna nel segno del toro si fa sentire marcatamente per i nati la prima e la seconda decada del segno, una luna che in più riesce a essere enfatizzata, rafforzata dalla contemporanea presenza di Giove. Quindi questo senso di concretezza, questo senso anche di ricerca di appagamento, anche di rinnovato ricerca di appagamento, risulta essere enfatizzata più che mai. Ricordiamo questo oggi, infatti inizia questo percorso nel pomeriggio a ritroso di Giove, sempre appunto positivo e stabilmente presente nel segno del toro, però appunto anch'esso che dalla posizione di osservazione della Terra dà la sensazione di percorrere la sua orbita al contrario, quindi una sorta di ritorno di energie che per i nati appunto di altri segni che analizzeremo fra un attimo potrebbe risultare così una sorta di ritorno di certe energie magari non proprio al top. Ricordiamo appunto Giove è pur sempre propizio, pur sempre il grande benefico, quindi tutt'al più ci può essere un ritorno di certi eccessi. Ma appunto stando sul discorso del toro, non soltanto ma per i segni di terra, quindi per i nati la seconda decada della Vergine e del Capricorno, positiva questa enfasi fra Luna e Giove, e anche per i nati la prima decada questa presenza lunare decisamente importante di oggi. Si aggiunge a questa compagine di pianeti sempre molto concreti anche la presenza del Sole, presente nel segno della Vergine, quindi sempre per tutti questi segni che stiamo citando e ricitando quest'oggi, appunto Toro e Capricorno, positiva, e anche la presenza di Mercurio in quelli che sono i progetti, l'enfasi, il lato più mentale, seppure nel suo rallentamento, nel suo appunto retrocedere anch'esso nella volta celeste, sempre per i nati la seconda decade di Vergine e, ripeto, Capricorno e Toro quest'oggi. Viceversa, tutte queste energie planetarie un po' fastidiose, come ho anticipato, potrebbero risultare magari un po' alterante per i buoni equilibri, per il contrapposto segno dell'acquario, per i nati la seconda decade, nonché per i nati la prima e anche seconda decade del segno dello scorpione e segno del leone. Soprattutto questo Giove, appunto, è come se riportasse in auge certi vizi, certi eccessi, magari che sembrava potessero appartenere al passato, che come se si ripresentassero. Tutto sommato anche quello che può essere un po' la buona tavola, il fatto di eccedere appunto in certi appagamenti di vario tipo potrebbe veramente riportare in auge appunto questi vecchi vizi per questi segni in un certo qual modo.
Sempre importante la presenza di Venere nel lato più affettivo, nella passione dei sentimenti, per i nati della seconda decade, da oggi nuovamente diretta e non più retrocedente nella volta celeste, per i nati la seconda decade di Leone, Sagittario e Ariete, ancora un po' fastidiosa, viceversa per il contrapposto nati la seconda decade di Acquario, Toro e Scorpione. Anche per quanto riguarda la capacità d'azione, sempre ottimale la presenza di Marte, per i nati la prima decade del segno stesso in cui si trova Bilancia, e anche per i nati la prima decade di Gemelli e Acquario. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, giornata nell'insieme decisamente positiva e anche stimolante in certe direzioni che magari normalmente non consideri così interessanti. In un certo qual modo, infatti, dal punto di vista emotivo, specie se appartieni alla prima e alla seconda decade, potresti risultare anche maggiormente lungimirante rispetto al consueto, con questa tua capacità smorzata in un senso positivo di essere impulsivo e impulsiva per dar spazio a tutto ciò che possa manifestarsi un po' più sulla distanza. Anche nel modo analitico di valutare certi progetti potrebbe esserci una maggiore attenzione da parte tua a determinati dettagli che normalmente non consideri così rilevanti. Da oggi c'è questa nuova posizione, diciamo, di movimento per quanto riguarda Venere, si appartiene alla seconda decade, quindi sempre in realtà stabilmente nel segno del Leone, però non con questo andamento al contrario, per così dire, nella volta celeste, ma nuovamente al pieno delle sue energie. Quindi passione, intensità, coinvolgimento, nuovamente favorite nell'ambito di questi rapporti a cui maggiormente tieni, appunto si appartiene alla seconda decade. Soltanto per i nati la prima, il Marte che ti governa potrebbe risultare ancora un po' fastidioso, quindi con questo senso di rallentamento, di necessaria attenzione al modo di incedere che ti riguarda. Per te, costante e coerente Toro, giornata decisamente ottimale, particolarmente se appartiene alla prima e ancor più alla seconda decade. Quindi questa presenza della Luna nel tuo segno ti consente di sentirti perfettamente a tuo agio dal punto di vista emotivo, con questo senso veramente di ricercare in maniera più che mai concreta, più che mai solida, un appagamento dal tuo impegno, dal tuo incedere, dal tuo scegliere. Quindi giornata veramente più che mai tangibile, più che mai solida, più che mai in grado di darti ottime soddisfazioni, anche con questo Giove stesso stabilmente presente nel tuo segno, che magari quest'oggi, iniziando a percorrere apparentemente al contrario la volta celeste, potrebbe darti la sensazione magari di ritorno sui suoi passi, di energie magari che non fluiscono con quel beneficio magari a cui ti eri abituato e abituata nell'ultimo periodo. Anche per quanto riguarda la tua forma generale, ottimale la presenza del Sole, sempre se appartieni alla seconda decade, così come il tuo modo di progettare, il tuo modo di esternare i tuoi punti di vista, la tua dialettica, se appartieni appunto alla seconda decade, con questa possibilità veramente di interagire con una maniera molto accorta, molto minuziosa, molto attenta, anche seppur magari in maniera un po' rallentata. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli, una giornata con energia astrale in campo, un po' altalenanti, ti guidano comunque verso momenti che possono essere comunque soddisfacenti per te. Una luna propizia, in un certo qual modo, è come se stimolasse un certo tuo lato che non sempre emerge, non così astratto, non così concettuale, ma magari maggiormente fermo su certi concetti più solidi, più concreti, più veramente toccabili con mano. Quindi un atteggiamento un po' diverso e consueto che può essere comunque abbastanza stimolante per te. Forma generale è sempre in buona ripresa, se appartiene alla prima decade, così come buon equilibrio per i nati l'ultima, si fa sentire un effetto un po' destabilizzante per il tuo consueto tenore generale, questo Sole di settembre per i nati appunto la seconda decade. Anche per quanto riguarda la tua dialettica, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, la tua concentrazione, ancora delicata questa posizione del Mercurio che ti governa se appartiene alla seconda decade, con questo senso anche di rallentamento per quanto riguarda quello che è la tua progettualità, sia privata che ancor più professionale. Buoni riequilibri viceversa per i nati la prima e l'ultima decade. Intensità, passione, rinnovata coinvolgimento per quanto riguarda i nati la seconda decade.
Per te, sensibile ed emotivo Cancro, una giornata decisamente positiva, piacevole e del tutto gradevole, con questo senso veramente di stabilità che non può che farti piacere. La luna che ti governa in posizione decisamente favorevole si fa sentire soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, quindi questo senso di appagamento, questo senso di stabilità che dal punto di vista emotivo ti fa sentire veramente con un ottimo umore, con un ottimo tenore. Ancor più se appartiene alla seconda decade, con questa possibilità veramente di dare uno sviluppo che possa essere anche di tipo, perché no, materiale, economico ai tuoi intenti. Anche per quanto riguarda la tua forma generale, sempre se appartiene alla seconda decade, positiva la posizione del sole che ti consente in un certo qual modo di amministrare adeguatamente le tue forze e sentirti anche in questo senso in ottimo equilibrio. Dal punto di vista della tua progettualità, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, la tua dialettica, c'è ancora questo senso di non perfetto sviluppo, questo senso di possibile rallentamento anche per te come un po' per tutti, ma comunque un Mercurio che risulta positivo per consentirti veramente di rivedere certe tue valutazioni con questo senso di attenzione al dettaglio che risulta decisamente molto funzionale all'ottenimento dei tuoi risultati. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, un umore non proprio il top potrebbe caratterizzarti nella giornata di oggi, almeno se appartieni alla prima e alla seconda decade. Questa posizione della luna un po' fastidiosa, infatti è come se riportassi in auge certi tuoi atteggiamenti, certe tue modalità relazionali che possono essere così un po' fastidiose, un po' troppo rigide nei confronti appunto di chi ti è vicino, particolarmente se appartieni alla seconda decade, considerata appunto questo rafforzamento di questa energia della luna da parte di quel Giove, ancora un po' motivo di eccesso appunto per quanto ti riguarda. Forma generale nella media, se appartiene alla seconda decade, capacità di gestire in maniera più oculata, più misurata per così dire le tue forze, magari in maniera un po' insolita per te, e anche nel modo di comunicare, nel modo di concepire certi progetti e certe idee, sempre se appartiene alla seconda decade, questa posizione di Mercurio ti induce a farlo secondo una modalità che magari non ti appartiene eccessivamente, con questo senso della misura, questo senso della moderazione che magari non fa eccessivamente parte del tuo vocabolario. Grande intensità, grande passione rinnovata per quanto riguarda la vita più intima e personale, con questa Venere sempre stabilmente presente nel tuo segno, specie se appartiene alla seconda decade, da oggi veramente al pieno delle sue energie. Per te, metodica e razionale Vergine, ottime soddisfazioni nella giornata di oggi sotto tutti i profili. La presenza della luna favorevole ti consente infatti di essere più che mai stabile sulle tue posizioni, con questo senso di ricerca e di ritrovamento, di appagamento che non può che farti piacere, particolarmente se appartiene alla seconda decade, considerata appunto questa contemporanea presenza di Giove che, seppure rallentato dalla giornata di oggi, ti consente comunque di mettere a segno degli obiettivi importanti, concreti e costruttivi con veramente ottima soddisfazione per te. Per quanto riguarda la tua forma generale, stabile la posizione del sole nel tuo segno che ti consente anche in questo senso di sentirti perfettamente centrato e centrato. E anche dal punto di vista della tua progettualità, del modo di esprimere i tuoi punti di vista, il Mercurio, altrettanto stabilmente presente nel tuo segno, ti consente di procedere con quel ritmo, con quella modalità di analisi che ti è propria, ancora più marcata rispetto al solito, seppure appunto anche per te, come un po' per tutti, con questo senso di rallentamento, questo senso di replay magari su certe valutazioni già viste. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora favoriti e rinnovati con questa posizione finalmente diretta di Venere, i momenti di autentica passione, sempre se appartieni alla seconda decade. Andiamo avanti con te, estetica e creativa Bilancia, energie astrali in campo decisamente interessanti e positive, ti regalano dei momenti molto piacevoli di buona armonizzazione con le persone che ti sono vicine. C'è proprio un intento da parte tua di essere concretamente orientato verso tutto ciò che può essere veramente in senso più che mai solido, importante sia per te che per chi ti è vicino. Di assoluto rilievo la posizione di Marte nel tuo segno, sempre se appartiene alla prima decade, che ti dà slancio, ti dà
carica, ti dà questa enfasi nell'agire per il benessere non soltanto tuo, ma anche per le persone che ti sono vicine. E con questo occhio di riguardo, come di consueto, verso le situazioni più estetiche, più creative, che riescono veramente a essere appaganti anch'esse per te. Forma generale ottimale, se appartieni alla seconda decade, con questo sole decisamente favorevole che ti consente di sentirti ben equilibrata, equilibrata, parola magica per te, con questo senso di buona amministrazione delle tue forze. Anche dal punto di vista progettuale riesci a procedere con questo senso di attenzione a certi dettagli su cui ti soffermi magari con rinnovata attenzione, magari con un senso di rallentamento, ma comunque con buona soddisfazione. Enfasi, passione, intensità e coinvolgimento nella vita più intima e privata, soprattutto per i nati la seconda decade. Per te strategico e inconscio Scorpione, si profila una giornata dei connotati un po' altalenanti. Buono l'umore se appartiene alla ultima decade, viceversa per i nati la prima e la seconda si fa sentire questo effetto della luna un po' fastidioso. Certe tue prese di posizione, certi tuoi atteggiamenti, certe tue modalità di relazionarti nei confronti delle persone anche a cui maggiormente tieni potrebbero denotare infatti un pizzico di rigidità, un senso veramente di non volerti smuovere dalle tue posizioni. Dal punto di vista dialettico, viceversa, se riesci a lasciare da parte queste emotività magari un po' fuori controllo di oggi, riesci a relazionarti in maniera decisamente più misurata, più equilibrata. Un Mercurio, se appartiene alla seconda decade, ti consente infatti di farlo nella maniera più idonea possibile, magari con un senso anche di necessario ritorno su certi tuoi selciati già vissuti prima di poter procedere. Forma generale ottimale, se appartiene alla seconda decade, con questo sole decisamente favorevole che ti dà modo veramente di saper equilibratamente, in maniera molto positiva, amministrare le tue forze per la migliore riuscita di quelli che sono i tuoi intenti. Anche per quanto riguarda la tua modalità d'azione, quel Marte che ti governa, se appartiene alla prima decade, ti consente veramente di farlo nella maniera più equilibrata e altruistica, fra virgolette, possibile. Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso Sagittario. Si profila una giornata ancora dei connotati delicati in cui per certi versi, dal punto di vista emotivo, potresti sentirti un po' estraneo rispetto a quel tuo standard abituale. Infatti è come se, anziché orientare la tua energia, la tua attenzione verso tutto ciò che ha da divenire, che appare così quasi in vista all'orizzonte, è come se dessi maggior peso, maggiore importanza a ciò che è solidamente presente e già acquisito. Quindi un atteggiamento un po' diverso dal punto di vista emotivo che può risultare, perché no, anche abbastanza stimolante per te. Per quanto riguarda la tua forma generale, buon recupero e buona ripresa per i nati la prima decade, ancora buoni equilibri per i nati l'ultima, mentre per i nati la seconda continua a farsi sentire questo sole settembrino un po' fastidioso, un po' in grado appunto di alterare il tuo consueto tenore energetico. Anche dal punto di vista della tua concentrazione, della tua dialettica, buona sempre la ripresa per i nati la prima decade, anche buoni equilibri per i nati l'ultima, ma per i nati la seconda si fa ancora sentire questa presenza mercuriale un po' fastidiosa, quindi leggera alterazione, modalità magari più rallentata di procedere nei tuoi progetti, sia privati che professionali. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, ottime soddisfazioni nella giornata di oggi, un po' sotto tutti i profili, soprattutto se appartiene alla prima e la seconda decade, questa luna propizia ti consente di sentirti più che mai centrato e centrato, con questo atteggiamento molto franco, molto concreto, molto orientato verso risultati più che mai concreti, tangibili e soddisfacenti per te. Ancor più considerata questa contemporanea presenza di Giove che ti guida in questa direzione. Forma generale ottimale, sempre se appartiene alla seconda decade, con questo sole di settembre sicuramente molto positivo, molto stabilizzante per te. E anche per quanto riguarda la tua concentrazione, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, sempre se appartiene alla seconda decade, questo Mercurio risulta comunque pur sempre positivo, seppure rallentato nel suo involversi nella volta celeste. Quindi possibilità di rivedere certe tue valutazioni, certe tue analisi in maniera appunto finalizzata all'ottenimento di un certo obiettivo che magari non sarà così rapido da essere raggiunto, ma sicuramente ti consente di avere in questo momento presente già tutte le carte in regola per poterti avviare nella maniera appunto più ottimale possibile. Soltanto per i nati la prima decade, posizione un po' delicata di Marte che ti invita a una sorta di maggior prudenza nel tuo modo di muoversi e di incedere.
proseguiamo con te, frizzante e anticonformista Acquario. Una giornata dai connotati un po' delicati si profila soprattutto per quanto riguarda il tuo umore, se appartiene alla prima e alla seconda decade. Certe tue prese di posizione, certi tuoi atteggiamenti, in un certo qual modo potrebbero lasciar trasparire un umore appunto non proprio ottimale, certe, non dico sfuriate, ma veramente certe uscite potrebbero essere un po' troppo sopra le righe rispetto al tuo standard abituale. Decisamente più equilibrata e migliore la situazione se appartieni all'ultima decada dal punto di vista veramente umorale. Forma generale nella media e anche concentrazione tutto sommato orientata verso certi risultati più tangibili e più concreti rispetto a quella astrazione che risulta molto interessante per te. E per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora buoni equilibri per i nati l'ultima decade e sempre buona ripresa per i nati la prima, mentre questa Venere, seppure oggi nel suo rinnovato senso di movimento, continua a farsi sentire in un senso un po' fastidioso, almeno se appartiene alla seconda decade. La presenza più importante e più positiva per te è sicuramente quella di Marte, se appartiene alla prima decade, ti dà una spinta giusta direzionando appunto la tua attenzione anche verso quei contesti di tipo artistico che sono veramente sempre di molto interesse per te. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, un senso di maggior concretezza, un'attenzione a certi dettagli che possono essere veramente una base certa, una sorta di porto sicuro per te, risulta più che mai importante nella giornata di oggi, soprattutto se appartiene alla prima e anche alla seconda decade. La contemporanea presenza anche di Giove infatti orienta le tue energie verso tutto ciò che possa avere dei contorni e dei limiti ben definiti, ma in un senso comunque positivo e stabilizzante per te. Forma generale in buona ripresa se appartiene alla prima decade, ancora in buon equilibrio se appartiene all'ultima, viceversa per i nati la seconda continua a farsi sentire questa presenza del sole un po' destabilizzante appunto per quanto concerne il tuo consueto equilibrio. Anche dal punto di vista della tua concentrazione, la tua dialettica e modo di esprimere i tuoi punti di vista, buona ripresa per i nati la prima decade, ancora buon equilibrio per i nati l'ultima, per i nati la seconda si fa sentire questa presenza mercuriale ancora un po' smorzante appunto il tuo consueto tenore e anche in un senso un po' rallentante per quanto riguarda lo sviluppo di quei progetti che sono maggiormente importanti per te. Ancora favorita una certa passione nell'ambito dei rapporti più intimi e personali, magari un po' al di là di quel senso più romantico che tu normalmente gradisci. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto ti invito per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con l'eventuale partner, il rapporto con gli altri componenti della famiglia, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, il denaro, la materialità, la concretezza, la casa, gli spostamenti, i traslochi, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto per te importante, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti di entrare in possesso appunto di queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio
grazie ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!